Motherfucker! Su un promontorio a circa 50 km da Leida, alle pendici di una folta foresta, c'era un castello. In questo castello c'era un potentissimo re, il quale chiese alla sua serva: raccontami una storia. Sì, sì! E la serva incominciò. C'era una volta, in un regno lontano, lontano, nel west, nel far west, un re denominato Cingaia, mandato via dal suo regno, scopre che la vita è come una scatola di cioccolatini. Decide di andare in Spagna. Quindi no, Jugoslavia no. E parte a fare un viaggio. Prende il suo maggiorino bianco decappottabile nero da una apparente giungla ai boschi dell'Alaska, perché è lebbroso. Dopo anche aver vissuto con due amici, un mangusta e un facocero, frutto della sua fantasia, un po' sui capelli, uno dei due è un po' tonto, si arruola nelle truppe del pomo in un sottomarino giallo. Bam. Sottomarino giallo in acqua bollente. No. Riesce a scoprire in questa scatola sospetta un fiore magico in grado di rimbalzare eternamente, e si rivela essere una scimmia assassina geneticamente mutata. Cioè, ci ha lasciato la pelle. Un brutale omicidio di merda, sì. E alla fine muore. 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 Già. Quindi, vabbè, fine della storia. Il protagonista muore, ma la storia rimane. Questo è un film sulla libertà di... Molti italiani.